Quaresima, tempo di conversione. Messaggio catechesi dell'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Cari sacerdoti e cari fedeli, ecco, stiamo vivendo un tempo di eventi, di avvenimenti pesanti, gravi e anche inattesi. Avvenimenti che hanno toccato e ci toccano tutti in profondità. Intendo la pandemia causata dal virus del Covid e sta diminuendo, però ha lasciato, ce ne rendiamo sempre più conto, uno strascico dentro di noi, sia a livello personale e sia anche a livello di vita sociale, veramente ha inciso. Quando proprio in questo tempo ci sembrava di poter respirare un po', perché i contagi stanno calando molto, e quindi insomma si può tornare in qualche modo a una vita un po' normale, ecco che è scoppiata questa tremenda guerra in Ucraina e tutti siamo rimasti ancora scossi, con comprensibili paure, proprio paure e preoccupazioni. In questa situazione iniziamo la Quaresima. E allora ho pensato che anche questa situazione, oltre che la Quaresima stessa, ci danno un grosso invito, l'invito a fermarci a riflettere sul significato dell'esperienza della conversione. Della conversione della vita del cuore. Ecco, ed ecco che allora offro come messaggio quaresimale proprio una riflessione sull'esperienza della conversione cristiana, che svolgerò in alcuni passaggi che poi ognuno può riprendere. Allora, un primo punto, ecco, questa quaresima del 2022 possiamo proprio dire che si presenta come un tempo di conversione. Pensando a questi avvenimenti che ho ricordato, mi è venuto in mente, ecco, un episodio che viene narrato dall'Evangelista Luca. Cioè, Luca narra che un giorno un gruppo di persone andarono da Gesù a informarlo di due avvenimenti che avevano molto scosso la città di Gerusalemme. Il primo avvenimento era un'azione di violenza. Pilato, rappresentante di Roma, aveva soppresso nel sangue un tentativo di rivolta, proprio distruggendo e uccidendo i rivoltosi. E l'altro episodio era successo che improvvisamente era crollata una torre e aveva travolto, uccidendo 18 persone. E questa gente va a parlarne con Gesù, perché tutti parlavano di questi avvenimenti a Gerusalemme. Ed ecco che Gesù ai suoi interlocutori risponde, però non entrando nelle chiacchiere, nei discorsi, ma in un modo, direi, inatteso. E si potremmo quasi dire anche duro. Difatti dice: se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Queste parole di Gesù, io le ho sentite, che possono essere rivolte anche a noi in questo tempo che stiamo vivendo. Se non vi convertirete. Perché vedete, come gli abitanti di Gerusalemme parlavano tra loro di questo fatto dell'eccidio che Pilato aveva fatto e della torre che era crollata, anche tra noi si è parlato e continuiamo a parlare tanto, anche qui nei mezzi di comunicazione, della pandemia che ci è capitata addosso, come la torre di Gerusalemme, e della tragedia dell'Ucraina, dove dei potenti schiacciano i più deboli, come che aveva successo a Pilato. Però Gesù non ci invita a non fermarci solo a parlare di questi avvenimenti in un modo o nell'altro. Ci invita a farci una domanda che i mezzi di comunicazione
pur pieni di informazioni e di immagini, non si fanno. E la domanda che Gesù ci invita a farci è: qual è il messaggio che Dio ci fa giungere attraverso questi avvenimenti della nostra storia? Cosa vuol dirci Dio? E Gesù dà anche la risposta. Dice: anche attraverso questi avvenimenti Dio vi dice: convertitevi, perché altrimenti rischiate di rovinare la vostra vita. Quindi sono fatti che vi sconvolgono, però che vi portano a dire: c'è da prendere in mano la vita e convertirsi. Quindi io dico sì, questo tempo difficile è un tempo che può essere di conversione. Conversione vuol dire cambiare rotta della propria vita, distaccare la nostra coscienza dai compromessi col male, quindi stare col male, e mirare a vivere secondo il bene che il Vangelo ci insegna. Questa è la conversione, cambio di rotta, rompere i compromessi e mirare verso un cammino del bene insegnato dal Vangelo. Certamente cerchiamo anche di liberarci dalla pandemia, speriamo e preghiamo perché la guerra finisca, però questi mali ci richiamano a un altro male. È un male a cui ho già richiamato l'attenzione quando ho scritto la supplica alla Vergine delle Grazie per la pandemia. Se l'avete nelle orecchie, vi ricordate che io a un certo punto ho suggerito di pregare così: rinnova in noi la coscienza che più grave in noi è il male dell'anima, e facci sentire il desiderio di essere liberati e perdonati dai tanti nostri peccati. L'invito che facevo era quello di renderci conto che il peccato è un male, il più grave, perché il peccato prima rovina il nostro cuore, e quando il nostro cuore è rovinato dal peccato, poi questa rovina del cuore si manifesta attraverso il nostro modo di parlare, attraverso il nostro modo di agire, e quindi questo male si diffonde e diventa male sociale. Se vogliamo lottare veramente contro il male, che si diffonde anche a questo mondo, cominciamo da ognuno di noi stessi. Lottiamo contro il male prima di tutto dentro noi stessi, attraverso appunto il cammino della conversione. E la Quaresima da sempre è stata presentata come tempo favorevole per rinnovare l'impegno a una conversione concreta. E allora ecco l'invito che faccio proprio a tutti per questa Quaresima: dedichiamo un'attenzione particolare alla nostra vita, alla nostra coscienza, riviviamo l'esperienza della conversione, sulla quale dirò qualcosa di più ancora nei punti successivi. Approfondendo cosa significa fare l'esperienza della conversione, un punto che mi par bello dire è che la conversione è un'esperienza di gioia. Questo può suonare non subito evidente, perché convertirsi vuol dire staccarci, fare un sacrificio, cambiare le nostre abitudini. Uno può sembrare non di gioia ma di fatica, ma vorrei far scoprire che è un'esperienza di gioia profonda. E l'esempio che mi viene per capirci è quello della palestra, quando uno decide di andare in palestra perché gli hanno detto che deve fare esercizio, in partenza deve fare uno sforzo perché i suoi muscoli sono come impigriti perché non li muove, e gli verrebbe spontaneo star seduto, non andare a fare movimento in palestra. Quindi deve fare uno sforzo di volontà, però man mano che va, che si allena, sente che cresce una soddisfazione, perché il fisico, i muscoli
si muovono, diventano più agili, si sente più leggero, diciamo più libero di muoversi, di fare movimenti che prima non riusciva a fare, e quindi si sente meglio, più padrone di se stesso, e allora si sente contento, non in partenza ma all'arrivo. Ecco, vedete, come cerchiamo di mettere in allenamento i nostri muscoli per sentirci meglio, anche la nostra volontà deve essere allenata, perché anche la volontà nostra tende a diventare pigra dentro i nostri vizi e dentro i nostri peccati. Questo lo facciamo per esperienza. Il vizio ti fa star là e cedere al vizio, non reagire contro. Quindi la volontà si impigrisce e non c'è la voglia di abbandonare i vizi. Però in questo modo, ecco, questo è il punto importante, i vizi diventano i nostri padroni, perché comandano i vizi. Uno che ha, non so, la tendenza, che so io, a essere pigro, a dormire sempre, o a non aver voglia di fare, è il vizio che lo comanda. Uno che ha la tendenza al bere e viene trascinato dal vizio. I vizi sono i nostri padroni che comandano la nostra volontà e però ci fanno del male. Siamo come degli schiavi. Lo diceva anche San Paolo nella lettera ai Romani. Leggo un testo molto efficace, dice: io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. È molto forte. Dice: se vado dietro al vizio, io non vorrei, ma alla fine comanda il vizio. Quindi sono uno schiavo, e a lungo andare gli schiavi non sono contenti di se stessi. Ecco, vedete, la conversione, l'impegno alla conversione, unito all'aiuto dello Spirito Santo, può invece mettere in allenamento la nostra volontà e quindi darci la forza di liberarci dalla schiavitù dei vizi, renderci più forti del vizio, una volontà più allenata, più forti dei peccati. Allora siamo uomini liberi, perché riesco a attuare il bene e vincere il vizio e il peccato. Questa è la vera libertà. Per cui è libero il cristiano che, vincendo per esempio la tendenza all'egoismo o agli altri vizi, è capace invece di mettere in pratica il comandamento di Gesù, che dice: amatevi come io vi ho amato. Questo è l'uomo libero, quello che ha la capacità di vivere questo comandamento, vincendo l'egoismo. Se noi cresciamo in questa libertà, in un cammino di conversione, allora possiamo gustare una vera gioia. La vera gioia. Perché chi si sente libero di amare, di donarsi e non schiavo dell'egoismo, si sente una persona bella nel cuore. Perché chi ha l'egoismo nel cuore non è una persona bella nel cuore. Si sente una persona bella e anche utile a chi gli sta vicino, perché è capace di aprirsi e di aiutarlo. E chi vive così sente una profonda gioia. Per cui chi fa un cammino di conversione è un cammino verso la gioia. Ecco, la conversione, l'esperienza della conversione, oltre che essere un'esperienza che porta alla gioia, diciamo, la conversione è anche un cammino, è un cammino continuo. Non è uno sforzo che si fa una volta solo. Uno può fare uno sforzo di resistere a un vizio, a un peccato una volta, ma la conversione è un cammino che invece dura sempre,
perché dai vizi ci si libera un po' alla volta, dai peccati ci si libera un po' alla volta. Un vizio che continua e chiede quindi pazienza e costanza. Vedete, parlo per esperienza anche di varie persone, cioè magari capita che si riesce a resistere, a superare qualche volta un nostro difetto che magari ci dà fastidio anche agli altri, o una nostra debolezza, però magari poi non si riesce a continuare. E allora trovo tante persone che tendono a cadere nella tentazione della rassegnazione, perché magari c'è anche qualcuno in casa che ti dice il difetto che hai, il vizio che hai. Allora provi una volta a superarlo, poi ci ricadi e può entrare un sentimento come di rassegnazione, di uno che dice, e qualcuno lo dice sul serio, sono fatto così, così sono fatto e non c'è niente da fare, e magari lo diciamo anche agli altri. Peccato che intanto le persone che abbiamo attorno devono continuare a subire il nostro vizio, il nostro difetto. Noi ci rassegniamo e diciamo, ma sono fatto così. E gli altri però devono continuare a subirne le conseguenze. Non è l'unica soluzione possibile, che questa è una soluzione non di conversione, ma di sedersi e di star là nei propri vizi e nei propri difetti. Invece il battezzato trova la forza di continuare un cammino di conversione. Non si adagia nella rassegnazione, riparte continuamente. E quando si accorge di essere ricaduto nel suo difetto, si rialza, riparte, ma dice, ma tanto non ce la farò, sono caduto tante volte, non importa, riparte. Perché? Perché nel cuore ha una meta, cioè lui sente che è chiamato non a stare nei vizi, nei difetti, negli egoismi, ma è chiamato ad imparare ad amare come Gesù ha amato, quello che dice. E quindi quello vuole arrivare e di conseguenza far felici le persone che ha attorno. Per questo riparte anche quando è inciampato un'altra volta. E questo cammino di conversione, questo ripartire, questo cercare di migliorare ogni volta i nostri difetti, i nostri vizi, eccetera, è un cammino di conversione che dura quanto? Dura fino all'ultimo giorno della nostra vita, continuamente. Col desiderio, quando arriverà anche per noi il momento di fare il passo della morte, di trovarci davanti a Gesù e presentargli un cuore, il nostro, che sia il più possibile simile al suo, che alla fine possiamo dire questo è il mio cuore, assomiglia al tuo, perché man mano negli anni, con un cammino di conversione, questo cuore si è liberato dai peccati, dai vizi, è diventato simile al tuo. Quindi questo vuol dire andare avanti. A me torna tante volte nelle orecchie una esortazione che leggiamo nella lettera agli Ebrei, dove l'autore si rivolge a dei cristiani che tendavano proprio invece di sedersi, di lasciarsi andare, di cedere, e dice: rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche, camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Dice: rafforzate, ripartite sempre. Ecco, un'ultima riflessione su cos'è l'esperienza della conversione. L'esperienza della conversione nasce dall'impegno nostro, ma è anche un dono, la conversione, un dono della grazia dello Spirito Santo. E anche questo è un aspetto molto importante, perché non riusciamo da soli
con le nostre forze, per quanto impegno ci mettiamo, per quanto ci mettiamo buona volontà, a liberarci dai vizi, dai peccati, dai difetti, perché sono padroni forti, comandano forti. Ecco allora che invece questa liberazione dei nostri aspetti più negativi di noi può avvenire grazie a un'alleanza tra la nostra libertà, la nostra volontà e lo Spirito Santo, la grazia dello Spirito Santo. Gesù ce l'ha donato lo Spirito Santo, l'abbiamo in noi, tanto che, come dice San Paolo, possiamo considerarci Tempio dello Spirito Santo. Dice Tempio dello Spirito Santo, abbiamo lo Spirito Santo in noi e l'alleanza tra la nostra buona volontà e lo Spirito Santo può darci la forza della conversione. Ve lo dico perché a tante persone che mi capita di parlare insieme, che tendono a demoralizzarsi perché non riescono a superare certe debolezze, non riescono a superare certe fragilità, certi peccati, io tante volte con loro insisto dicendo: prega lo Spirito Santo. Qualcuno me l'ha anche detto: ma lei torna sempre con lo Spirito Santo? Ho detto: prega lo Spirito Santo, perché deve essere alleato con Lui. E quindi dico anche a tutti noi che la preghiera allo Spirito Santo ci diventi familiare. Quando è importante, dico due in particolare momenti nei quali pregare lo Spirito Santo. Preghiamo lo Spirito Santo quando vogliamo fare un esame di coscienza della nostra vita, che è molto importante. Fermarci, renderci conto di come stiamo vivendo, dove i vizi ci tengono ancora schiavi, dove il peccato ci ha fatto cadere. Ecco, quando vogliamo fare un esame di coscienza, cominciamo pregando lo Spirito Santo, perché Lui ci dà la luce, proprio lo Spirito della luce, che ci permette di chiamare per nome i nostri peccati, cioè confessarli veramente, riconoscerli. E in più lo Spirito Santo a volte ci illumina la coscienza per accorgerci anche di peccati che magari subito non ci facciamo caso o non ci sentiamo responsabili. Penso per esempio peccati di ingiustizia sociale a cui magari contribuiamo in tanto o in poco. Peccati per esempio di poco rispetto del creato che contribuiamo tanto o poco. Peccati in cui magari siamo partecipi, conniventi con scelte sbagliate di altri, con comportamenti sbagliati degli altri, eccetera. Ecco, ci sono delle volte dei peccati in cui noi subito non prendiamo coscienza. Allora, un momento di pregare lo Spirito Santo è che ci illumini quando facciamo l'esame di coscienza. E l'altro momento per pregare lo Spirito Santo è quando, dopo aver riconosciuto i nostri peccati, chiediamo la forza del perdono, cioè chiediamo a Gesù che ci perdoni. Quello è il momento di pregare lo Spirito Santo che ci dia il desiderio di chiedere veramente il perdono. Perdono che possiamo chiedere e invocare in tanti modi e in tanti momenti. Li ricordo appena alcuni, per esempio con una preghiera che chiede perdono, l'atto di dolore e altre preghiere, in cui dopo aver riconosciuto i nostri difetti, i nostri vizi, i nostri peccati, preghiamo chiedendo il perdono di Gesù e la forza di migliorare. Oppure quando cominciamo la celebrazione della Messa, comincia sempre col rito penitenziale, il sacerdote ci invita a riconoscere i nostri peccati, farlo veramente e riconoscerlo. Oppure se facciamo un atto di carità, un atto di bontà verso le persone, e lo facciamo proprio per liberarci dall'egoismo, quella che la Quaresima chiama elemosina, oppure quando rinunciamo a qualcosa a cui siamo attaccati, soldi, beni, tempo,
mezzi vari, proprio per liberarci, per non essere attaccati a questi idoli. La Quaresima lo chiama digiuno. Poi preghiamo lo Spirito Santo anche quando ci accostiamo al sacramento della riconciliazione, confessando i nostri peccati al sacerdote e ricevendo il perdono. Questo è da farlo e da viverlo, specialmente se riconosciamo in coscienza nostra peccati gravi. Ecco, allora, ecco un altro punto importante: la conversione la realizziamo in alleanza con l'aiuto dello Spirito Santo. E concludo questa mia riflessione sull'esperienza della conversione, sui vari punti che abbiamo toccato. Concludo questo mio messaggio invitandovi ad ascoltare un accorato invito di San Paolo, che scrive: in nome di Cristo siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che vi esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare giustizia di Dio. Vi supplichiamo, lasciatevi riconciliare con Dio. Ecco, tornando a quel che dicevo all'inizio, in questo tempo che è anche difficile e tribolato per tanti motivi, preghiamo proprio che lo Spirito Santo ci doni il desiderio di vivere questa Quaresima come tempo di vera conversione e ci doni la gioia di giungere a Pasqua sentendo un cuore rinnovato, più libero, più capace di vivere quell'amore che Gesù ci ha mostrato quando è morto in croce ed è risorto. Buon cammino quaresimale.